inizia subito bene col tentativo di riconnessione, quindi vabbè, speriamo in bene. Comunque, ricordate quando vi avevo fatto l'ultima diretta dove dicevo che vedevo buone prospettive? Eccole qua. Alla fine ormai, dopo un po' di tempo in politica, le cose si percepiscono e la conseguenza di determinate situazioni provoca, mi verrebbe da dire, è quasi autoavverante, no? Voi immaginate un Partito Democratico che pensava con l'aiuto della solita magistratura di avere risolto la questione Liguria, e quindi di poter tentare con i soliti metodi, no? Un po' di dossieraggio qui, un po' di report là, un po' di procura qui, no? E similari, di ottenere il risultato di riuscire, ad andare a governare, no? Ancora. L'unica possibilità che avevano era quella, a questo punto della legislatura, non riuscendo a trovare un accordo, non riuscendo a trovare un'idea alternativa, essendo dalla parte sbagliata del vento anche in Unione Europea, no? Similari, perché ogni elezione lo vedete che i partiti sovranisti, quelli del meno Europa, tendono a prendere sempre più forza. Allora a quel punto bisognava riuscire, e l'occasione d'oro era prima di Trump, mi verrebbe da dire, di dare quella che una volta forse si chiamava la spallata, no? Cioè riuscire in qualche maniera a vincere in un certo tipo, in un certo modo, in modo tale da aggregare poi dopo gli alleati e così via, con cui non hanno assolutamente nulla in comune, se non sembrare che si tratti del treno vincente, e a quel punto riuscire in qualche maniera a presentarsi forti per o andare a rivotare o far cadere o disgregare il centrodestra. O in generale arrivare all'appuntamento delle prossime elezioni, che sono fondamentali, perché a quel punto, voi capite, si elegge il Presidente della Repubblica, si elegge tutta la Corte, quindi eleggendo il Presidente della Repubblica si stabilisce una maggioranza alla Corte Costituzionale. Non sto a spiegarvi l'importanza di quella che sarà, come vi ho detto tante volte, la legislatura di attacco. Perché dovrebbe essere evidente quanto è importante. Poi se succedono prima le cose siamo contentissimi, eh? Ma se in qualche maniera vogliamo essere pronti invece a giocare in difesa, invece a fare la solita legislatura in difesa, per poter fare finalmente la famosa legislatura d'attacco, bisogna aver presidiato alcune cose e soprattutto bisogna riuscire in qualche maniera a controllare non soltanto il palazzo del governo, il Parlamento, che sappiamo è soltanto una parte del puzzle, ma bisogna mettere a frutto questo vantaggio. Quindi l'idea era semplice, si usa tutto quello che si ha, quindi la procura, la stessa dei 49 milioni, cioè tanto per intendersi, i dossieraggi, report, gli facciamo fare servizio a urne aperte, a quel punto in qualche maniera vediamo di farcela. Quando però vi ricordate, ho visto che si era riusciti a convincere Bucci a candidarsi, beh, a quel punto cambiava tutto perché se c'era una possibilità, no? Pur con una situazione oggettivamente disastrosa, pericolosissima, ragazzi, aveva arrestato tutta la giunta, cioè, Toti, cioè il presidente della regione, in prigione, che poi oltretutto decide, comodo per lui, ma molto poco patriottico, mi verrebbe da dire, di patteggiare.
Quindi in pratica, cioè è vero che non c'è l'ammissione di colpevolezza, è semplicemente una strategia processuale, però dal punto di vista politico è complicato. Cioè, poi voi sapete quanto l'ho difeso, no? Perché pur essendo stra lontano da me Toti, il sistema di dire io ti prendo, ti metto in galera per dei finanziamenti dichiarati fatti al tuo partito. Sta nel cielo in terra, cioè, è evidente che se dovessero prendere questo metro, non ho idea dove andavano a finire tutti quelli del PD, tutti i vari Renzi, Emiliano, Toscana, Emilia, no? E cose di questo tipo. De Luca, cioè, per cui insomma, non potevo che essere solidale, no? Indipendentemente dalla lontananza politica. In questa situazione disastrosa, quindi in questo sforzo, no? Per cercare di prendere e sistemare tutti, alla fine si convince Bucci a scendere in campo ed è l'unica cosa che poteva dare la vittoria. Ma attenzione, è bastato far credere che si potesse arrivare a dare la vittoria per conseguirla, perché avete visto cosa è successo. Non appena è caduta la speranza, no? O quantomeno è venuta meno la certezza di riuscire a portare a casa qualche risultato, hanno cominciato a sfaldarsi. Ha cominciato Renzi non a essere allontanato dalla coalizione, no? Perché, ma così facendo io non sto con Renzi perché vedrai che è meglio. Non sto con Renzi e vedrai che è meglio. A quel punto i 5 Stelle cominciano a litigare fra di loro in modo tale che nella Liguria di Beppe Grillo, Conte va a sfrattarlo. Ma voi immaginate questo? Questo soggetto, cioè questo soggetto da baraccone di Conte, no? L'acume politico che lo contraddistingue, questo prima di un'elezione, dove sono testa a testa, in Liguria, che è uno dei posti dove è nato il Movimento 5 Stelle, prende e va a sfrattare Grillo, sapendo che il suo partito, quindi il 5 Stelle di Conte, è candidato e va a votare. Tra poco tempo, io non ci volevo credere. Questo succede semplicemente perché viene a mancare la fiducia, no? Cioè, a un certo punto, questi dicono: vabbè, tanto qua finisce che perdiamo, e alla fine perdono, ma auto perdono. Avete visto poi che la distanza co cos'era? Ma se non facevano queste due cretinate, ma forse vincevano, forse non lo so, non possiamo sapere. Però è un fatto che in realtà quello che era congegnato per facciamo la spallata, vale a dire vinciamo la Liguria, vinciamo l'Emilia, vinciamo l'Umbria, a questo punto facciamo il famoso 3-0, se siamo riusciti a fare tutto il casino che siamo riusciti a fare con la Sardegna per delle beghe interne, perché loro non hanno vinto assolutamente nulla, cioè siamo centrodestra che è riuscito ad autoperdersela quell'elezione lì, cambia il vento, è finita, siamo a posto, si trionfa, bella ciao, no? Cose di questo tipo. Quindi figurarsi che cosa riusciamo a fare invece se adesso vinciamo tutte le tre regioni che vanno al voto. A questo punto le cose appunto si autoalimentano, i 5 Stelle capiscono che il loro destino politico è soltanto venire a portarci l'acqua con le orecchie e stanno zitti perché così facendo gli si dà l'ambita poltroncina. Quelli della sinistra estrema capiscono anche loro che se vogliono candidare un altro Soumahoro, un altro fenomeno da baraccone come quelli che spesso candidano, devono mettersi anche loro a portarci l'acqua con le orecchie dall'altra parte. E vedi che tutto funziona, e a quel punto poi si arriva belli come sola ai prossimi appuntamenti regionali dove il centrodestra deve giocare in difesa perché chissà che cosa. Poi si arriva alle elezioni e magari riusciamo a strappare, se non cadono prima, perché a quel punto il centrodestra nel panico e cose di questo tipo, riusciamo a strappare le elezioni e
si chiude questa infelice parentesi, no, di un governo che non sia un governo con dentro il Partito Democratico, no? Perché non può essere così. Cioè, hanno troppa fame bestiale di potere, hanno troppa fame bestiale di poltrone, di soldi, di possibilità di gestire tutto il sottogoverno. C'è della gente che aspetta conti, e questa gente che aspetta conti. Ma noi li abbiamo visti, oggi hanno fatto vedere. Questo simpatico soggetto che diceva li voglio tutte e due qua in ginocchio, se no vi ammazzo, io vado lì e ti ammazzo, devono venire qua in ginocchio da me a chiedermi scusa subito, no? Cioè gridando, in modo tale che poi l'hanno filmato il capo di gabinetto dell'incompetente Gualtieri. Cioè, una volta viste queste scene da Gomorra, normalmente, insomma, se fosse stato del centrodestra noi non l'avremmo mai più visto, no? Invece no, ecco, un attimino lo teniamo un po' da parte, ce lo riprendiamo. Perché ce lo riprendiamo? Perché questa gente che ha fatto il capo di gabinetto, che ha fatto le cose, non possono stare senza lavorare, hanno bisogno dei posti, hanno bisogno di ritornare, perché avranno delle cambiali da riscuotere, se no, altrimenti cosa li mette in ginocchio a fare? Cambiare politica. E a quel punto, si abbassa l'acqua, e quanto più si abbassa l'acqua, e quanto più diventa complicato per loro spiegarsi con delle persone a cui evidentemente hanno fatto delle promesse. Quindi tutto tornava per loro. Era l'ultima possibilità, pur non essendo d'accordo in niente all'interno del Parlamento, ma sappiamo che i parlamentari non contano nulla, cioè il potere del PD non sono cioè il PD non è il parlamentare, cioè i parlamentari magari sono anche delle brave persone, non è certo Boccia piuttosto che Nicì, cioè capite, i parlamentari non sono il PD. Il PD è l'apparato, il PD sono le. Intanto non so, fuori mi sta atterrando uno SpaceX di Musk fuori dalla finestra. Vabbè, se sentite casino è perché il booster non sta atterrando qui. E quindi, essendo che il PD non è il Parlamento, questo cercate di capirlo, il PD è l'apparato, il PD sono tutti i palazzi, il PD sono i sindacati, il PD sono queste legioni di cose, in qualche maniera doveva venirne fuori. E invece non è venuto fuori. A questo punto buon per noi, perché io ho cercato sempre di disegnarvi un tragitto futuro dove non si esclude la possibilità di fare qualcosa prima. Ragazzi, ogni tanto salta fuori qualcuno e dice, ma tu avevi cominciato a parlare di sovranità 15 anni fa, adesso siamo ancora qui, e così così. Poi certo, ma di mezzo c'è stata qualcosa. Se per caso la Francia fosse andata in una certa maniera, magari le cose succedevano anche prima. Se Trump non avesse perso, o quantomeno non in quel modo lì, magari le cose succedevano in un'altra maniera. O magari invece questo è l'unico degli universi possibili. Cioè, voi capite che gli universi paralleli è perdere tempo. Tu devi fare tutto il possibile per cercare di essere messo tu in condizioni di poter gestire la situazione. E ci vuole tutto il tempo possibile. Se le cose si mettono bene e si riesce a farlo prima, perfetto. Se le cose non si mettono bene, devi fare una lunga marcia. E questa lunga marcia comporta tanto lavoro giornaliero, ma comporta avere un minimo di visione prospettica e strategica. La guerra dei 30 anni è durata 30 anni. Quindi,
in qualche modo, così come i moti del 20, vi ricordate che ho sempre detto, siamo alla fine, siamo l'unità d'Italia o siamo i fratelli bandiera? Non si poteva sapere all'inizio, no? Quindi che fossero i moti del 20, i moti del 30, il 48, no? Cose di questo tipo, purtroppo mentre sei nel presente non puoi saperlo. Lo storico è molto più fortunato perché può vedere la storia come si è dipanata. Tu stai vivendo il presente e il tuo presente non sai cos'è all'interno della storia. Sai che ci sarà uno storico in futuro che parlerà di quello che sta succedendo adesso, però tu non sai se stai facendo l'atto finale o se stai facendo i moti del 30. L'unica cosa che sai è che devi combattere. E in questo ricordiamo il nostro amico Lele, perché ogni volta che si va a Ungufi, a Pescara, alla fine è tanto bello ritrovarsi ogni anno, è tanto bello fare i capannelli, è tanto bello che non ci sono, è tanto bello crescere, è tanto bello sentire gente che ci fa crescere, no? E da qualche parte conviene sempre magari ricordare. E lo facciamo sempre, i nostri amici che non ci sono più, da Antonio Triolo, Lega Esteri, appunto a Emanuele, che però non ci sono più, ma ci hanno lasciato sempre degli insegnamenti importanti, no? E quello di Lele, così, così breve, così preciso, alla fine racchiude tutto. Combattere, così semplice. Tu questo è quello che devi fare ogni giorno. E fight, fight, fight. Hai ragione. È così. Non ci sono segreti, non ci sono scorciatoie. Cioè, tu ti svegli la mattina e devi combattere. Poi dopo, prima o poi arriverà la vittoria, non puoi saperlo subito. Comunque, fatto sta che il risultato che questo l'abbiamo portato a casa. Grazie a Bucci, perché una persona nelle sue condizioni di salute aveva tutto il diritto di mandarli a quel paese. Lo sentite? Non so se avete capito, lasciamo perdere. Invece è riuscito a rimettere la barra dritta. Penso che la Liguria abbia fatto un upgrade discreto, perché, ripeto, non ero un totiano, ecco, né lo sono adesso, cioè penso che Toti dal punto di vista politico fosse lontanissimo da me. Bucci non è il sovranista e cose di questo tipo, però io dal punto di vista, insomma, cioè preferirei farmi governare, tanto non è che devi fare, cioè, devi far andare avanti una regione, non devi fare gli scenari geopolitici del mondo, e all'interno di una regione preferirei sinceramente farmi governare da Bucci rispetto a Toti. E credo che Bucci sia più bravo di me a governare una regione. Io non ho idea se sarei in grado, no? Cioè, indipendentemente dalle visioni su cosa deve essere il futuro del nostro paese, dell'economia o cose di questo tipo. Quindi, bene così per la Liguria, penso che avete fatto una scelta giusta. Qui adesso sta arrivando un altro SpaceX, e vabbè. Comunque, il punto è: questo era l'ostacolo principale. Ora i dossieraggi stanno venendo scoperti. In Liguria abbiamo vinto. Secondo me, qui inizia la discesa. Inizia la discesa che ci porterà vertiginosamente verso quello che, se non succede niente prima, sarà l'appuntamento più importante della nostra vita, credo, che saranno le elezioni, politicamente parlando, e saranno le elezioni del 27. Spero che non sia missile israeliano, comunque, perché SpaceX almeno atterra giù così, missile israeliano,
Quindi, no, ecco, facciamo Italia grande ancora. Potrebbe essere un interessante acronimo, ma secondo me potrebbe anche non essere meglio. Quindi, dal mio punto di vista, potrebbe essere una discesa se riusciamo a fare quello che al momento nessuno è riuscito a fare, cioè vale a dire confermare un governo politico. Se riusciamo a mandare giù tutti i rospi delle varie leggi di bilancio, la legge di bilancio è fatta male, ma ci sono i 20 euro i 20 euro del canone di televisione, ma c'è quella, ma ci sono le auto aziendali, ma sì, ma lo so che sono fatte, che è fatta male la legge di bilancio, perché se in questo momento, essendo che siamo in legislatura di difesa, abbiamo deciso che vogliamo giocare a fare i primi della classe, quindi invece di fare la rivoluzione, invece di ribaltare il tavolo, quello significa fare la legislatura d'attacco, prendiamo e facciamo vedere che siamo più bravi degli altri, approfittando del fatto che c'è un momento in cui la Francia e la Germania sono deboli. Ragazzi, sono scelte, eh? Cioè, la Presidente ha scelto che si fa così, si fa così, si sopporta, non so come dire, per cambiare le cose, per fottercene dello 0,5, dello 2, del miliardino in più, del miliardino in meno, del taglietto e cose di questo tipo, bisogna fare giocare in attacco. In questo momento la decisione del Premier è di non farlo. L'idea strategica è: noi facciamo vedere di essere, già che siamo bravi, facciamo vedere di essere bravissimi, intanto gli altri fanno casino. A questo punto noi ci presentiamo come strabravi, le società di rating ci abbassano cioè ci migliorano il giudizio, lo spread scende, tutti vogliono i nostri titoli perché improvvisamente diventiamo meno casinisti dei francesi. A questo punto risparmiamo sui tassi di interesse, risparmando sui tassi di interesse l'anno prossimo avremo più da spendere rispetto a quello che il patto di stabilità invece ci consentirebbe, quindi andiamo avanti lisci fino alla fine della legislatura. Alla fine della legislatura, quando le regole di questo piano settennale poi diventano intollerabili, a quel punto magari avremo la forza di cambiarle e perché possiamo fare la legislatura d'attacco. Giusto? Sbagliato? Non lo so. Però al momento siamo così, comanda lei, e si esegue. Cioè, ma certo che è un gioco fastidioso, perché a un certo punto tu hai il governo, no, che nelle persone di Maurizio Leo prende, tira fuori dei provvedimenti, non li comunica a nessuno, arrivano in Parlamento che il Parlamento non ha visto niente. Allora poi abbiamo Tajani che dice: oh, ma io sono contrario, ma io sono contrario, cioè, ma dov'eri? Cioè, nel Consiglio dei Ministri quando questa roba qua vi è stata presentata. Amico mio, no, cioè va bene giocare a fare la parte di quello che fa il buono, cose di questo tipo, però adesso vediamo cosa succederà in Parlamento, se si riescono a cambiare alcune delle cose più evidenti. Allora c'erano le criptovalute e le auto aziendali, cioè, capite, ci sono tutta una serie di cose che forse possono essere cambiate. E quindi lo vedremo alla fine che cosa sarà la legge di bilancio, ma se anche fa schifo ce la cucchiamo, perché in questo momento siamo in legislatura di difesa. Noi dobbiamo arrivare tenendo il fiato, col sorriso sulle labbra, fino alla fine del periodo. Una volta che arriviamo alla fine del periodo e pronti per scavallare la prossima legislatura. Ricordate che questa legislatura, vi posso anticipare con la sfera di cristallo che finirà in anticipo, perché invece di scadere a settembre scadrà prima, 4 anni, 6 mesi, un giorno, quindi secondo me scadrà a marzo del 2027, però noi dobbiamo arrivarci proprio in discesa, intanto approfondendo in questi anni il più possibile le relazioni con quello che speriamo sia il prossimo presidente degli Stati Uniti. E una volta che abbiamo completato, no, tutto questo
questi 2 anni, diciamo così, che ci saranno di preparazione, a quel punto si va sul campo di battaglia. Succedono prima le cose, meglio. Non succedono, quello è il nostro orizzonte. Si va sul campo di battaglia, poi dopo si deve vincere, e se si riesce a fare il miracolo di confermare per 2 legislature un governo politico, a quel punto significa che tutto quello che è saltato sulla base di quei maledetti 24.000 voti che avrebbero consentito a Berlusconi di farlo con 20 anni d'anticipo, questo tentativo. Invece non è andata così. Vi ricordate, no, come era andato? Cioè Berlusconi nel 2008 va al governo. Lì l'hanno fatto saltare con lo spread. Ma tutto il casino. Perché Berlusconi c'è tornato nel 2008? No? Perché nel di mezzo c'era stata la parentesi Prodi. Cioè, nel 2006, Berlusconi arriva alle elezioni dopo 5 anni di governo e per 24.000 voti non viene confermato. Sono bastati quei 2 anni di Prodi al governo con un Parlamento non gestibile, andavano i senatori a vita col pannolone, cose di questo tipo, per eleggere il Presidente della Repubblica, per far scattare tutto, no, l'armamentario per riuscire a stare al potere in ogni caso. Quindi quel 2006 è stato quello che ha resettato l'orologio. Quindi noi abbiamo il ventennio, no? Quindi dal 2006 al 2026, dell'essere sotto tutela. Questo essere sotto tutela però ha fatto nascere il, virgolette, sovranismo. Perché io, senza quella rabbia che avevo provato nel 2006, per quei 24.000 voti, non sarei mai, entrato in politica, facevo tutt'altro. Quindi vedete come alla fine le cose nascono dalle situazioni e poi alla fine si ricreano in un disegno che alla fine lo storico lo racconterà, ma tutto torna. L'ingiustizia del 2006 fa nascere gli anticorpi, nascono nuove figure politiche che vengono motivate a farlo perché sennò altrimenti non lo erano. Si lavora per cambiare la mentalità delle persone, questa mentalità mette semi, mette frutti, e alla fine le cose, capite? Quindi noi in questo momento abbiamo questo ventennio che io chiamerei il ventennio del sovranismo, ma il ventennio del sovranismo nasce perché è un ventennio dell'essere sotto tutela dal potere del PD. E non a caso questo ventennio va a finire nel 26, e a quel punto quello che non era mai riuscito all'epoca al centrodestra, vale a dire riuscire ad avere la tempistica, il potere sufficiente per poter eleggere il Presidente della Repubblica e quindi la Corte Costituzionale, e quindi potrebbe essere il miracolo e riusciamo a farlo. Altre strade, se non c'è un intervento esterno, non mi vengono in mente. Quindi le proveranno tutte, ma abbiamo visto, e questo è il messaggio che vi voglio dare, e questo è il messaggio importante della Liguria, che se anche le provano tutte, può essere che non funziona. Qui in Liguria, proprio per riuscire a smontare questo tipo di deriva, le hanno provate tutte. E alla fine non è andata. Alla fine abbiamo rivinto noi. Di mezzo abbiamo visto che ci sono stati anche, nonostante l'importanza del momento, cioè io veramente quando ho visto che ancora mi vedevo in mezzo alle balle toscano col partitino per cercare di far vincere il PD, perché a che altro può servire un partito che è chiaro che avrebbe preso lo 0, l'1, preso il 2?
Ma di certo non poteva vincere, non poteva fare niente. L'unica cosa che poteva fare era cercare di far vincere il PD togliendoci voti. L'unica. Ancora in mezzo alle balle. Eccolo. Altro 0, prego. Però se non l'avete capito adesso cosa serve quello lì, io veramente non so più cosa fare. Giuro. Basta, cioè nel senso, più evidente di questo, voi immaginate se fossero cambiati, avete visto quanti poco sono stati i voti, eh? Cioè se alla fine fosse stato che vinceva il PD per quel fenomeno, cosa gli facevamo come ringraziamento? Ma tanto sono tutti uguali, ma tanto sono tutti uguali, un cazzo. C'è una strada da seguire. E non sono tutti uguali. C'è una strada da seguire, c'è un obiettivo da perseguire. Noi lo stiamo guardando, noi lo stiamo spiegando. Che pazienza che ci vuole. Velleitario fa rima con avversario. Paolo Docet. Quindi è andata. C'è stato un momento dove c'è stato un piccolo. Una piccola paura che forse non funzionasse, alla fine poi invece ho fatto tutto il tempo a fare i conti sulle province, sulle città, sui comuni, alla fine è andata, sono molto contento, sono contento di avervi rivisto al Gufi. Questa è una data importante per la nostra strada di liberazione, l'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro, l'analisi economica è perfetta, ma voi... Chiudo veramente con questo. Chi è stato al Gufi e chi non l'ha, chi non c'è stato, se lo riguardi sullo streaming che è stato fatto molto bene come riprese quest'anno e tutto. Alberto è stato bravissimo nell'organizzazione perché voi sapete perfettamente che se fosse per me non ci sarebbe neanche la G del Gufi. Questo è lui che con la sua insistenza prende e organizza. Io non sono in grado di organizzare niente, non farei neanche una festa di compleanno. Ci pensa già mia moglie per organizzare le cose qua in casa, io no. Però. Il livello di analisi che abbiamo, pur noi essendo in maggioranza, in questo momento non viene portato all'interno del governo, se non per quella gente che ci guarda. Perché? Perché è un altro mestiere che sta facendo in questo momento il governo sta giocando in difesa. E quindi, sai, per giocare in difesa basta poco. Ma il livello d'analisi che abbiamo, quando decideremo di giocare in attacco, amici miei, ma rischiamo davvero di fare la storia? Rischiamo davvero che quello che il nostro paese ha subito in secoli di umiliazioni, di sbagli, di errori e cose di questo tipo, rischiamo davvero che riusciamo a rimettere in piedi tutto. Per cui, insomma, le possibilità veramente ce l'abbiamo di essere tutti noi parte di un percorso, di un percorso eroico quando verranno raccontate queste cose, però ricordate che la storia poi la scrivono i vincitori, quindi se noi vogliamo avere una parte di una storia di riscatto del nostro paese, la risposta per tutti è sempre solo una: combattere. Grazie a tutti e avanti verso il prossimo obiettivo.